Ciao a tutti, oggi affrontiamo un nuovo esercizio con l'iterazione indefinita. Testo dell'esercizio dice questo: il programma deve continuare a leggere numeri naturali e calcolarne la somma fermandosi quando legge uno zero. Bene, l'idea ovviamente è che non sappiamo anche in questo caso quanti numeri naturali dovremmo leggere, per cui c'è dovremmo continuare a leggere numeri naturali, per cui c'è un'azione che si ripete, per cui c'è un'iterazione, non sappiamo quante volte, per cui iterazione indefinita, per cui dobbiamo usare o il while o il do while. Quando pensiamo secondo a questo esercizio, capiamo che dobbiamo almeno leggere un numero. Se leggiamo subito 0 abbiamo finito, se leggiamo un numero diverso da 0 dovremo continuare a leggerne fin quando non riusciamo ad arrivare a leggere lo 0. Bene, andiamo a provare a fare la soluzione in algobuild. Allora, benissimo, andiamo a mettere un output, ad esempio, inserisci un numero, poi andremo a fare un input, leggiamo il numero n, però poi noi questi numeri dobbiamo sommarli e dovremo mantenere in memoria la somma, per cui abbiamo bisogno di una variabile somma, per cui creeremo una variabile somma. Inizialmente possiamo inizializzarla a 0, poi sommarci n, oppure la prima volta li inizializziamo direttamente a n. Bene, allora, in questo caso cosa possiamo fare? Possiamo andare a fare un while. Bene, se facciamo un while andiamo a verificare se n è diverso da 0, noi riprenderemo le istruzioni, diremo di nuovo inserisci un numero. Faremo di nuovo inserire n. Una volta che abbiamo fatto inserire n, aggiorneremo il valore della somma, per cui somma uguale somma più n. Perfetto, per cui questo algoritmo può funzionare. Bene, facciamo una prova. Iniziamo. Ci viene chiesto un numero, inseriamo 10. Adesso qui alziamo un secondo così si vede la tavola di traccia a destra. Abbiamo n a 10, la somma è diventata 10, n è diverso da 0, sì, per cui facciamo inserire un altro numero, inserisco 5, n diventa 5, la somma diventa 15, n è diverso da 0, sì, inseriamo un numero, inserisco 0. La somma rimane 15 e siamo arrivati alla fine. Bene, per cui in questo modo abbiamo visto che funziona. Però, siccome almeno un numero dobbiamo leggerlo, potevamo andare direttamente a usare un do while, in cui cosa facevamo? Andavamo a subito a chiedere inserisci un numero, ok, poi andavamo a inserire il valore n, poi andavamo ad aggiornare il valore della somma e infine a controllare il valore di n. Se n è diverso da 0 andiamo avanti. Attenzione che in questo caso prima di entrare nel ciclo devo già prima ancora inizializzare la somma a 0, per cui mettiamo somma che parte da 0. Vedete, quindi in realtà in questo caso col do while l'algoritmo è un po' più snello, ci sono meno istruzioni. Andiamo quindi di nuovo a provarlo. Somma va a 0, mi viene chiesto di inserire un numero, riproviamo con quello di prima, inserisco 10, n va a 10, sì, la somma va a 10,
mi viene richiesto, per n diverso da 0, mi viene richiesto di inserire un numero, inseriamo 5, n va a 5, la somma va a 10 più 5 è 15, n diverso da 0, viene richiesto di inserire un altro numero, inseriamo lo 0, somma rimane 15 e ho finito l'esecuzione. Bene, questo per quanto riguarda AlgoBuild. Nel prossimo video andiamo a fare la soluzione in C++.